Ho fatto un danno. Alice non sarà felice. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Cos'è? Lanta, anche tu, vieni. Cos'è? Uno, Cabi. Bravo. Bravo. Uno. Questo è per cani? Sì. È un tipo cioccolato bianco. È quello. Cabi. Lanta. Che bravo! È arrivata lei. Prova. Anche tu dopo. Non ti piace? Eccola. Danne una anche lei, danne una anche lei. Lei mangia tutto ovviamente. Krabi, Lanta, seduta. Seduti. Questa sembra una nostra foto, ma... Ma in realtà... È il calendario dell'avvento. Anche questo è il calendario dell'avvento. Che ho regalato a Michael. Uno. Posso? Siamo Ferrero Rocher. Dov'è l'uno? Uno qua. Bello, matita nera. Buongiorno, primo dicembre e primo giorno di Vlogmas. Ho deciso di fare questa follia, anzi abbiamo deciso, mi sono consultata con Michael, Krabi e Lanta, perché ovviamente anche loro dovevano darmi il permesso di fare questa cosa, di vloggare da qui al 24 dicembre. E è una super sfida per me, perché voi non sapete magari che tante volte ho iniziato i vlog e non li ho mai finiti, oppure non mi piacevano e quindi non li pubblicavo, eccetera. E se voi mi seguite da un po' sapete che una delle cose che mi affligge è questo, un po' questo perfezionismo, e magari se la cosa non viene bene, eccetera, mi blocco un po' sul perfezionismo e evito proprio di pubblicare. Perciò ci sono dei momenti di silenzio nel mio canale dove magari sono più impegnata col lavoro, eccetera, e alla fine ho deciso invece di sfidarmi. Perciò per me questa è proprio una sfida a tutti gli effetti. E poi perché è il primo anno comunque che con Michael abbiamo una casa, vogliamo decorarla, e pensavo fosse carino mantenere anche questo ricordo e anche farvi vedere un'altra parte di me, un po' più della quotidianità, perché proprio un po' per questo perfezionismo e anche per il fatto che ancora in un qualche modo non mi sento completamente a mio agio in video. Proprio per questi motivi mi ritrovo spesso a evitare di mettere qualcosa online piuttosto che metterlo e basta. E dato che mi avete detto che vi piacciono i nostri vlog, ecco, insomma, per chi vorrà ci saremo durante tutto dicembre. Condivideremo un po' la nostra vita anche da imprenditori digitali, altra cosa che ci chiedete tantissimo. Ricevo domande anche qui sul canale ed è carino far vedere com'è la nostra quotidianità. Oggi noi, da buon inizio Vlogmas, andiamo a comprare l'albero di Natale. Dobbiamo anche capire che decorazione abbiamo e che cosa dobbiamo acquistare, quindi iniziamo la nostra giornata. Michael ha fatto un danno gigante, di quei danni che ti ricordi per una vita. Allora, sapete che cos'è questa? Questa, che magari non si vede, è cera. Michael ha deciso che questa candela... Aspetta, non ho deciso niente. Michael, questa candela che ha il lumino, e qua ci sarebbe la tarte di Yankee Candle che puoi bruciare, invece di aprirla e spegnerla, ha deciso di spegnerla direttamente da qui. Quindi ha soffiato e
questo è quello che è successo. Allora abbiamo... Ragazzi, fammi spiegare cosa è successo, perché adesso... Aspetta. Adesso Alice mi fa sembrare come... Non lo so. Fai vedere quello che... Io faccio vedere tutto. Questo è cosa è successo ieri. Ieri sera stiamo andando a letto, quindi io sto pulendo un po' la casa. Mi sono seduto qui per terra, qui vicino al danno. Quindi ho detto, io pulisco di qua, Alice ha detto io pulisco di là, e poi ci troviamo a letto. Quindi... E poi ho sentito un... Non si dice nei vlog. Ah, ci metto il beep. Quindi... E ho detto, cos'è successo? Il dramma. E lui, oddio, mi sono bruciato. Oddio, non ci vedo più. La cera. Ma soprattutto io non ho capito cosa è successo, perché ho detto, cosa hai fatto? Ho spento una candela. Lui ha detto, ho spento una candela. E io ho detto, vabbè, chissà come gli è arrivata la cera in faccia spegnendo una candela. Quindi sono venuta, mentre lui andava in bagno a lavarsi, io sono venuta a vedere e ho visto il disastro. Perché c'è la cera anche sulla televisione. Praticamente ha buttato una... E per fortuna ce n'era mezza di tarte, per fortuna, non era intera, quindi c'è la metà della quantità di cera, c'è sui quadri, c'è sul pavimento, c'è sul mobile e c'è sulla televisione. Sei finito? Sì. Posso continuare la mia storia? Sì. Ho pulito tutto, ho spento tutte le luci e poi cosa è rimasto? Sono state queste candele qua. Tutto buio, io vengo qua nel buio e dico che... Spengo le candele, quindi candela 1 e 2 faccio spento. Candela 2, questa disgraziata, è diversa. E io con la luce ho visto che c'erano questi piccoli buchi, come vedete qua. Però nel buio non vedevo che questo era pieno di cera. Cera calda, non solo cera. Quindi io ho detto adesso spengo, soffiando nel buco, e prima che potevo sapere cosa è successo avevo cera sulla faccia che bruciava, nell'occhio. Vedete com'è ma sfregiato dalla cera. Avevo cera sulla faccia, nell'occhio. È andato avanti tutta sera, nei che capelli. Si era bruciato, che quindi oddio, io non ci vedevo più. Io avevo questo shock, perché faccio, io ho fatto candela 1 finita, candela 2 finita. Ah, è un shock. Quindi io con questa cosa che mi brucia, uno, non sapevo quanto cera era qui dentro. Adesso lo vedo con la luce quanto c'era. Però la candela l'avevo tutto sulla faccia. Quindi io ho gridato, sono andato nel bagno con la mano così, perché avevo cera ovunque nell'occhio, e ho detto adesso ho perso l'occhio. Invece abbiamo perso, quindi, il mobile. Io sono passato Alice nel corridor, andando verso il bagno, lei stava venendo verso di me, io sono così, ho detto cosa hai fatto? Ho detto ho cera sulla faccia. Io mi hai detto ho soffiato una candela. Ho soffiato una candela, ho tutto cera nella faccia. Quindi sono andata al bagno, lei non mi ha seguito, è venuta a vedere il danno e poi per 5 minuti sono lì pulendo la cera della faccia e poi dopo 15 minuti io potevo essere morto lì. Lei arriva per mi aiutare, che già mi sono aiutato me stesso. Quindi, okay, quindi oggi niente. Sono qui per pulire questo disastro che ho creato. Come vedete c'è tutta questa cera che è tutto... stuck. E non solo lì, però c'è anche sulla TV. Esatto. C'è ovunque qua, non lo so se può vedere. Però tutto per dire è ovunque. Quindi adesso pulisco. Quindi oggi fondamentalmente, invece di fare solo l'albero di Natale, dobbiamo anche pulire questo disastro. E dobbiamo capire come fare. Abbiamo guardato un tutorial su YouTube e ci dicono di prendere un coltello di plastica che possa andare sotto la cera. E adesso dobbiamo capire se riusciamo a trovarlo dal brico. Forse non l'avete mai vista. Questa è l'altra stanza da letto che abbiamo, che è una stanza dove ci abitava una bambina, perché è rosa. Perché noi siamo in affitto, non so se ve l'avevo detto, e noi ci abbiamo messo questo, il treadmill per correre. E le cose insomma che non riusciamo a mettere dalle altre parti. E adesso stiamo cercando di capire che cosa abbiamo, perché le decorazioni che abbiamo acquistato l'anno scorso a Montreal sono decorazioni che non sono arrivate, nel senso che non abbiamo fatto in tempo a farle mandare dai genitori di Michael. Quindi ho riesumato delle vecchie cose che avevo utilizzato io. Quella forse è una cimice? No, non credo. Cos'è? Yes. Era una cimice?
delle vecchie decorazioni che avevo io nelle mie vecchie case. Ah, queste sono quelle che ci ha regalato mia mamma. Che bella, questa qui è bellissima. Queste sono nuove, ce le ha regalate mia mamma, per queste tre palline, quattro palline, decorazioni. Io avevo queste cose quando abitavo in Italia da sola e adesso decidiamo quello che vogliamo tenere, quello che non vogliamo tenere e poi decidiamo di che colore fare l'albero. Mentre di novità cosa abbiamo quest'anno? Questa è bellissima e l'abbiamo presa al mercatino di Natale di Bolzano dove siamo andati la scorsa settimana. Anche queste le abbiamo prese al mercatino di Bolzano, quindi sono queste due le new entry. Poi abbiamo preso le calze per mantenere la tradizione canadese di Michael, perché da loro si fanno proprio le calze e si riempiono di cose, quindi queste le mettiamo, ne abbiamo due anche per i cuccioli. E poi abbiamo tutta questa serie di cose che adesso dobbiamo capire e decidere di che colore fare. Sicuramente ci sarà una nota di bianco nell'albero, quindi questo è il nostro compito oggi, di capire da dove partire e che cosa dobbiamo acquistare. Sto cercando di capire l'altezza dell'albero di Natale. Questo è un 210, il problema è che noi abbiamo 203 a casa, perciò o lo pieghiamo un po'. Facciamo curvato. Però io lo vorrei un po' grande, tu anche. Sì, mi piace più grande. Che cosa ti piace? A me non interessa, mi hai portato un nuovo bagno in casa. Grazie, così ci fai la pipì sotto. Sì, thank you. Siamo dalle Rue Marlène per prendere la spatolina per il danno di Michael, quindi fare per così. La cera, esatto. Vediamo se funziona, intanto ci prendiamo l'albero di Natale qui. Missione quasi compiuta, perché siamo andati a prendere l'albero di Natale e l'abbiamo preso, però praticamente oggi, come avete visto, abbiamo misurato qua e ci dava 2 metri e 5, 2 metri e 3 e l'abbiamo preso 2 metri e 10. Quindi vabbè, dobbiamo ancora capire se ci starà e lo capiamo domani, perché domani facciamo le decorazioni. Poi abbiamo preso questi cuscini, andiamo a sostituire questi qua gialli un po' autunnali, che poi vabbè terremo tutto l'anno, con questi invece più natalizi, che ci sono piaciuti molto molto molto. Quindi questo con la renna e questo con il pupazzo di neve. E con il? Pupazzo di neve. Si chiama il pupazzo di neve? Sì, esattamente. Come si chiama in inglese? Snowman. Uomo di neve. Uomo di neve, noi pupazzo di neve. Snow character. Snow doll. Qua in casa ogni tanto si imparano parole nuove, sia in inglese che in italiano. E si inventano anche. E si inventano soprattutto, direi. E però non abbiamo preso gli ornamenti, quindi praticamente siamo usciti coi cani, perché abbiamo un piccolo problema con i cani, nel senso che, per chi non lo sapesse, Krabi e Lanta sono stati adottati dal canile e tra tutti i problemi che hanno, perché hanno comunque una forte aggressività verso gli altri cani, aggressività che adesso è un po' ridotta verso i bambini, ce l'avevano anche verso le persone, ma quella l'abbiamo risolta, e hanno una fortissima ansia da separazione, che forse sarà la cosa più difficile su cui lavorare. Li stiamo portando dall'educatore e siamo riusciti a lavorare un po' sull'aggressività, ma ancora non abbiamo lavorato sull'ansia, e come sapete anche per i cani, cioè non solo per gli esseri umani, lavorare su ansia eccetera è qualcosa che richiede un pochino più di tempo. Quindi il problema è che soffrono molto nei momenti in cui usciamo e soprattutto torniamo, che praticamente Krabi soprattutto è completamente bagnato, perché si lecca le zampe in modo compulsivo e soffre tantissimo, quindi stiamo cercando di farlo gradualmente. Allora oggi li abbiamo portati con noi, solo che non è facile andare a far shopping con i cani, quindi domani mattina li lasceremo per un periodo minore, limitato, e andiamo a prendere gli ornamenti. Quindi abbiamo albero di Natale, cuscini di Natale e poi domani finiremo con gli ornamenti. Missione quasi compiuta. Stiamo riuscendo a togliere la cera con questa spatola di plastica che abbiamo appena comprato. Dovrebbe venire via, più o meno. E sempre per rimanere in tema natalizio, questi sono i nostri calendari dell'avvento che avete visto stamattina. Allora, il calendario dell'avvento è una di quelle cose che amo fortemente. Michael mi ha regalato questo di Sephora e sapete quando me l'ha regalato, dopo il vlog dove vi facevo vedere che non avevo trucchi? E praticamente impietosito mi ha regalato questo di Sephora, che è molto carino. Allora, io non guardo spoiler
non guardo video di calendari, eccetera. Quindi so che molte persone ti dicono se ne vale la pena oppure no. Io il calendario dell'avvento lo prendo per quello che è, la cosa carina che ogni giorno ti prendi la tua sorpresina, eccetera. E basta, quindi magari non sarà il massimo, ma insomma è una cosa molto carina fare insieme al mattino. Io invece ho regalato, ho fatto questa sorpresa a Michael e gli ho regalato questo dove ci sono i dolcini della Ferrero, oppure c'è anche Raffaello, insomma sì, ci sono tutti i dolcini. E però c'è la nostra foto di famiglia, questa foto l'abbiamo fatta il giorno che abbiamo conosciuto Lanta e Krabi, quindi ancora prima di adottarli, il giorno che siamo andati a conoscere. E c'è questo sito che mi ha fatto mettere semplicemente la foto nella misura del calendario e ha creato il calendario e mi è arrivato a casa ed è molto molto carino. E poi non potevano mancare i calendarietti dei cani, quindi abbiamo questi che sono appunto con un piccolo treat, un piccolo bocconcino ogni giorno per i cani, e ne abbiamo presi due così se li mangiano tutti e due. Dicembre è il mio mese preferito, quindi sono super felice per quest'anno di trascorrerlo nella casetta nuova con Michael, Krabi e Lanta. Non dobbiamo neanche viaggiare quest'anno, quindi è una cosa positiva. E volevo dirvi che io compio gli anni a dicembre anche, quindi anche per questo mi piace, perché a me piace il mio compleanno, ci tengo un sacco. Quindi voglio che tutti voi che state guardando questo video mi commentiate sotto se siete nati a dicembre, che giorno siete nati, perché voglio trovare qualcuno che sia nato il mio stesso giorno. Quindi vorrei, vediamo se trovo qualcuno che sia nato il mio stesso giorno, che oggi non vi dico, anche se so che qualcuno probabilmente lo saprà già quando sono nata. Mentre Krabi si è posizionato qui, guardate l'altro che guarda. Se ci fosse lo zoom, quello di Instagram. Tan tan tan. Guarda solo questo sguardo. Lei è gelosissima. Vuole i baci. Vieni da papà. Vieni. Vieni, guarda, signoria, guarda. Vieni. No, vieni. Sono gelosa. Mandate via mio fratello, per favore. And then I come. Michael sta preparando cena e stiamo scegliendo un film di Natale. Non potrebbe concludersi meglio il primo giorno di dicembre. E ho pensato di finire ogni vlog con un pensiero di gratitudine, perché fa bene a me e dà positività a voi. Quindi è una cosa secondo me molto carina. E un pensiero oggi di gratitudine è riguardo un po' al mio lavoro, al mio business, eccetera, perché se ci penso, un anno fa, in questo momento, non avrei mai pensato di essere dove sono arrivata. Siamo arrivati con Michael oggi e tanti di voi probabilmente sanno che abbiamo iniziato un altro progetto in Italia che è andato molto bene, sta andando molto bene e soprattutto ci appassiona molto. Quindi nonostante ci siano tanti su e giù, cioè adesso ci vedete con le occhiaie perché siamo appena arrivati alla fine di un lancio di un prodotto sul mercato, quindi l'ultimo del 2017, e questo ci ha portato via sicuramente tanta energia. Però la cosa bella è quando ti rendi conto che hai costruito qualcosa tu che ti appassiona e soprattutto che ha un impatto nella vita degli altri. Nonostante io non pensassi neanche di ritornare in Italia, eccomi qui a vivere qui e eccomi qui ad essere di nuovo appassionata a qualcosa che fondamentalmente poi riguarda il mio paese di origine. E non lo so, è qualcosa che mi ha fatto pensare. Sicuramente quest'anno è stato un anno lavorativo molto intenso e questo è il mio pensiero di gratitudine per il primo dicembre 2017, primo giorno dell'avvento. Now let's eat. Noi facciamo un piccolo aperitivo, ci guardiamo il film e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog, secondo Vlogmas. Scrivetemi qui sotto un pensiero di gratitudine se volete fare questo mese di gratitudine insieme a noi, a me, a noi, perché ci sarà poi anche Michael negli intermezzi. E noi ci vediamo domani con l'albero di Natale. Ciao! The day was fine and Easter was pleasant, and every St. Fizzin's Day they ate a fizz pheasant, but every who knew, from their 12 toes to their snout, they loved Christmas the most, without a single who doubt. Noel, the angel did say, was to certain people.